C'è una cosa che secondo me interessa a tutti voi ed è qual è l'atteggiamento, la politica che noi della lista abbiamo fuori dal gruppo del GUE e UNGL. Cioè, Leonora ha spiegato benissimo come il UNGL si è diventato qualcosa di molto più vivo di come era prima, grazie anche alla nostra presenza, poi alla presenza di Podemos, poi alla presenza di Siria. Sono forze veramente molto nuove rispetto a quelle che c'erano prima. Ma penso che tutti sarebbe interessati a sapere quello che stiamo cercando di fare, le politiche di alleanze, di avvicinamento, alleanze su specifici punti. Siamo andati un po' a caccia delle persone dentro gli altri gruppi che hanno questa idea di cui parlava Eleonora dell'alterità sulla precarizzazione e sullo svuotamento delle costituzioni italiane. Primo, abbiamo avuto dei contatti più volte con i 5 Stelle che hanno avuto la sciagurata idea di entrare nel gruppo di Farage e che però si sentono malissimo in quel gruppo. E quindi sono stati loro a cercare noi, a dire se si potevano fare alcune cose in comune. In genere sono molto cooperativi e molto desiderosi di contatti sia con noi sia con i Verdi. Noi stessi abbiamo contatti con i Verdi, in particolare con Monica Frassoni, e questo va tra l'altro nella direzione anche di Siriza e di Tsipras, perché Tsipras ha incontrato, non mi ricordo chi, se il capogruppo dei Verdi, Argiris, non mi ricordo, ma insomma, ecco, e hanno concordato di lavorare su molte cose in comune. Poi io sono stata avvicinata dalla parlamentare di cui ho completamente dimenticato il nome, ma voi saprete forse chi sia, che nel PD una giovane deputata del gruppo di Civati. Com'è? Sì, esatto, Schlein. Anche lei ha detto che su molti temi, se noi facciamo delle iniziative, eccetera, che lei è interessatissima a collaborare con noi e si sente piuttosto male nel suo gruppo. Poi ovviamente ci sono contatti con i federalisti, perché la lista approva l'iniziativa cittadina New Deal 4 Europa, e quella è un'altra forza politica con la quale una collaborazione non è presente nel Parlamento, ma insomma è fuori dal perimetro UNGL. E poi secondo me sarà interessante per noi vedere che cosa è stato fatto esattamente nella commissione presieduta nel precedente Parlamento da Sonia Alfano, perché il rapporto finale di questa commissione è pieno di spunti interessantissimi su corruzione e su mafia, su cui secondo me bisognerà lavorare, bisognerà vedere quali sono, chi prende in mano il dossier che era nella commissione di cui si occupava Antonio Alfano. Ecco, volevo dirvi che insomma c'è un
una politica, una ricerca di alleati su singoli punti che viene fatta oltre i confini del Gur. Grazie.